Grazie Presidente, signora Ministro. Sabato scorso a Roma, presso la stazione Termini, uno straniero in evidente stato di agitazione ha dapprima terrorizzato i passanti con armato di un coltello di grosse dimensioni e poi all'arrivo della polizia ha rifiutato di deporre l'arma e si è anzi rivolto in modo aggressivo e minaccioso nei confronti degli agenti stessi. A quel punto un agente, come noto, ha dovuto rispondere all'aggressione sparando un colpo di arma da fuoco verso gli arti dell'aggressore, ferendolo a una gamba e pertanto neutralizzandolo. Questo episodio, che non è certamente il primo, di cui purtroppo le cronache si occupano, pone evidentemente due ordini di gravi problemi. Il primo problema, signora Ministro, è la sicurezza delle nostre città. Ormai le nostre città sono in preda, purtroppo, a persone nei confronti delle quali difendersi risulta veramente molto difficile per i cittadini onesti e per bene. Ma oltre al tema della sicurezza nelle nostre città, c'è un tema ancora più grave che riguarda le dotazioni di cui sono dotati i tutori dell'ordine, le forze di polizia, e in particolare si è acceso in relazione a questo episodio un dibattito sulla necessità di dotare al più presto di taser e di altre forme di difesa personale e ad esempio anche di videocamere di ripresa da porre sulle divise degli agenti, cosiddette body cam, in modo che chi interviene possa farlo in piena sicurezza per sé e anche nei confronti dei terzi. Quindi io le chiedo, signor Ministro, di sapere quali sono le iniziative per accelerare il più possibile le gare che sappiamo essere in corso per la dotazione dei taser e le chiedo anche, signor Ministro, di sapere quali iniziative lei intenda assumere per far sì che l'iscrizione dell'agente nel registro degli indagati, definito atto dovuto, non possa però avere come conseguenza una ulteriore demotivazione degli agenti di polizia, delle forze dell'ordine, che troppo spesso rischiano di passare dalla parte del torto dopo essersi sacrificati per difendere la sicurezza dei cittadini. Grazie. Grazie, senatore Balboni. La senatrice, le consigliere Luciana Lamorgese, che è ministro dell'Interno, può rispondere all'interrogazione. 3 minuti, ministro. Signor Presidente, onorevoli senatori, gli onorevoli interroganti, con riferimento al recente caso avvenuto a Roma di un cittadino ghanese resosi responsabile di un episodio di violenza che ha richiesto l'uso di arma da fuoco da parte di un operatore della Polizia di Stato intervenuto per neutralizzarlo, chiedono di sapere tra l'altro lo stato delle procedure delle gare relative all'acquisizione dell'arma comune ad impulsi elettrici con cui dotare le forze di polizia. Va precisato preliminarmente che il complesso procedimento di acquisizione di tale tipologia di arma, comunemente detta taser, è stata preceduta da una fase sperimentale disposta per ovvi motivi precauzionali. In data 16 giugno 2020, con mio provvedimento e nelle more della definizione dell'iter di adozione del decreto di modifica del DPR 359 che consentirà a regime l'uso dell'arma comune a impulsi elettrici, il personale della Polizia di Stato, che espleta funzioni di polizia, è stato autorizzato ad impiegare per i compiti istituzionali la predetta arma a condizione che essa non ecceda le potenzialità offensive delle forze di polizia. In fase di gara, tuttavia, è stato necessario effettuare ulteriori approfondimenti circa gli standard di sicurezza e tale esigenza ha determinato un rallentamento delle stesse procedure che sono ora in procinto di concludersi. Il prossimo 29 giugno verranno a cessare gli effetti della clausola stand still
termine dilatorio tra l'aggiudicazione e la stipula del contratto prevista dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici e conseguentemente diverrà possibile procedere all'aggiudicazione in favore dell'operatore economico risultato aggiudicatario. Successivamente dovranno decorrere 120 giorni per l'approntamento al collaudo dell'arma e dei relativi accessori da parte dell'aggiudicatario. All'esito favorevole del collaudo, la fornitura pari a 4.482 armi a impulsi elettrici e relativi accessori sarà distribuita sul territorio nazionale. Desidero precisare che dopo la fase di sperimentazione è stato anche predisposto il provvedimento di carattere normativo che consentirà l'introduzione a regime della tipologia di arma in questione tra quelli in dotazione alle forze di polizia. Una volta ottenuta la distribuzione dell'arma si procederà a fornire il sistema di videoripresa, videocam, bodycam al personale formato in quanto i due strumenti sono connessi l'uno all'altro. Riguardo alla segnalata esigenza di far sì che gli agenti di polizia impegnati nei servizi di ordine pubblico in occasioni di manifestazioni di piazza possano operare con la necessaria serenità, aggiungo che si sta valutando di dotare tecnologici adeguati. Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, signora Ministro, il 18 e 19 giugno 2021, qualche giorno fa, io e la mia collaboratrice, l'avvocato Alessandra Ballerini, siamo stati in visita ispettiva all'hotspot di Lampedusa, dove, tra l'altro, e lo dico in via di premessa, ci sono state frapposte pesantissime indebite interferenze nell'espletamento del mandato parlamentare. Ciò nonostante la limpidezza del quadro normativo primario di riferimento, ovviamente tali interferenze sono state immediatamente segnalate alla Procura della Repubblica competente. Nella visita si sono evidenziate condizioni di invivibilità completa nell'hotspot, dove sono spesso costretti a vivere anche migliaia, 2.000 persone, a fronte di una capienza di 228 posti. Queste persone, si ribadisce, sono trattenute lì, nell'hotspot, senza alcuna colpa. Centinaia e centinaia di persone con 40 VC, uomini, donne e bambini, giacciono all'aperto anche di notte, nonostante lì il clima non sia affatto mite la notte, in questi giorni. Oltre alle condizioni disumane è emersa una completa abdicazione, signora Ministro, dello Stato, che si manifesta in innumerevoli incertezze, approssimazioni, discrasie. In primo luogo, c'è una completa discrasia di opinioni circa il regime cui sono sottoposte le persone che sono concentrate nell'hotspot. In particolare non è dato capire se quelle persone possono o non possono lasciare liberamente il luogo di concentrazione in cui sono chiuse. Infatti, i militari dell'esercito che sono al corpo di guardia, incaricati della sorveglianza degli ingressi, ritengono e riferiscono che non si possa uscire. Le persone presenti nell'hotspot non hanno quindi libertà di movimento. Al contrario, alcuni elementi della polizia hanno sostenuto che gli ospiti possono allontanarsi. Altri sostengono il contrario. Insomma, si va ad una vera e propria dematerializzazione e confusione che volge verso una anarchia a trazione poliziesca. Non c'è un regolamento che possa far da riferimento e criterio a queste cose. Non risulta inoltre alcun criterio predeterminato per la distribuzione di quelle persone a bordo delle costosissime, antieconomiche, inefficaci e inutili navi quarantena, oppure la destinazione verso altri luoghi di trattenimento e concentrazione. Non c'è un criterio, non c'è niente. Allora io non ho il tempo di leggere tutto, i quattro punti. La prego però di rispondere, signora Ministro, in sua sponte, diciamo così, anche a quelle che non posso più illustrare per mancanza di tempo. Ho pochi secondi, quindi io voglio sapere quali sono per le quali gli ospiti, se il regime al quale sono sottoposti gli ospiti dell'hotspot, innanzitutto, sono vincolati a star lì dentro o no? Questo è il primo quesito ed è fondamentale, perché guardi a tutti i livelli. La ringrazio, lei sa che sul question time bisogna attenersi scrupolosamente ai tempi, credo che sia chiara la questione. Prego, Ministro, può replicare. Grazie, Ministro Presidente. Lamorgese.
Occorre preliminarmente chiarire che i cosiddetti hotspot sono centri di primissima accoglienza che, come evoca la loro denominazione in lingua inglese, sono stati apprestati come punti caldi per fronteggiare le situazioni di afflusso massimo di migranti. Sono strutture previste dal diritto eurounitario già da qualche anno. Gli hotspot, tuttavia, non rappresentano in alcun modo delle strutture detentive, cioè strutture nelle quali il migrante venga privato della sua libertà personale. A tale funzione corrispondono i CPR, cioè i centri per il rimpatrio. Negli hotspot, tuttavia, vengono effettuate quelle operazioni di polizia, identificazione, fotosegnalamento, rilevazione delle impronte digitali per il loro inserimento nella banca dati Eurodac, come impone il regolamento dell'Unione Europea a protezione delle frontiere esterne, e di soccorso e screening sanitario che richiedono il trattenimento del migrante per un limitatissimo periodo di tempo necessario all'espletamento delle predette funzioni. Come è noto, l'hotspot di Lampedusa è periodicamente oggetto di sovraffollamento, che tuttavia viene efficacemente fronteggiato con un rapido decongestionamento delle situazioni eccedentarie, come ha potuto constatare lo stesso senatore De Falco. In effetti, il senatore De Falco ha fatto accesso all'hotspot di Lampedusa il giorno appena seguente alla sua richiesta, in quanto il giorno prima si era verificata una situazione di particolare sovraffollamento, in poche ore affrontata e risolta, che rendeva controindicato anche per ragioni sanitarie il richiesto accesso. Non corrisponde pertanto a realtà che il successivo trattamento del migrante risponda a criteri casuali, come sostengono gli interroganti. È vero che viceversa che ciascun migrante, una volta effettuate le preliminari operazioni di polizia di screening sanitaria, oggi anche in funzione Covid, riceve un trattamento adeguato alle sue condizioni e al suo status, anche e soprattutto con riguardo alle posizioni di vulnerabilità che concernono i nuclei familiari e i minori non accompagnati. Peraltro l'attenzione verso i diritti umani e la preservazione della dignità dei migranti è testimoniata non solo dal quotidiano sforzo degli operatori di polizia presso le strutture, ma anche dal forte coinvolgimento delle organizzazioni umanitarie. Esse operano in base a convenzioni con il Ministero dell'Interno a tutela e a sostegno del migrante e rispondono ai nomi di UNHCR, OIM e Save the Children e Medici Senza Frontiera. Quindi già analoghe condizioni di tutela del migrante vengono anche curate a bordo delle navi dalla Croce Rossa, proprio per assicurare l'assistenza sanitaria e l'apprestamento delle cure necessarie per i migranti ivi ospitati. Grazie Presidente. Signor Ministro, il punto fondamentale da cui parte questa question time è il dato riportato, cioè del 76% di soggetti che hanno ricevuto il diniego, e parliamo naturalmente di immigrati, ma non sono stati rimpatriati e quindi alimentano la clandestinità. Questo determina da una parte una serie di problematiche che si riferiscono specificatamente all'immigrazione, e quindi la domanda che le facciamo prima di tutto è se non siano stati promossi degli accordi volti a limitare le partenze dalle coste africane e quindi anche a intervenire da un punto di vista normativo, cioè per quella che è la nostra, diciamo, competenza, per impedire alle organizzazioni non governative di agire in modo tale da facilitare l'attività dei trafficanti di persone, bloccando quindi anche gli sbarchi. In secondo luogo, questo dato del 76% appunto di soggetti che non sono rimpatriati, questo è quello che risulta, almeno a noi, riguarda la sicurezza pubblica, perché naturalmente molto spesso queste persone si dedicano ad attività di carattere criminale, fosse solo per sopravvivere, vanno ad incrementare soprattutto quello che è lo spaccio e quindi il deterioramento complessivo delle nostre città. Per questo noi volevamo anche capire se c'erano in atto delle ipotesi normative per ripristinare quello che è l'ordine e la sicurezza. Naturalmente il nostro modello, signor Ministro dell'Interno, è stato quello che ha fatto a suo tempo il Presidente Berlusconi, che ha promosso naturalmente una serie di accordi con la Libia in modo particolare. Allora forse fu capito poco, credo e penso che oggi
sia capito e venga capito molto di più, in modo tale da evitare quelli che erano gli sbarchi che partivano dalle coste nordafricane. Naturalmente queste domande noi le facciamo dando per dato e assodato quello che è stato già comunicato ieri in questa stessa sala dal Presidente del Consiglio in merito, ma non possiamo non riferire ovviamente tutto quello che è non solo un allarme sociale, ma una chiarissima problematica di sicurezza, di tranquillità, sia per quello che riguarda le forze dell'ordine, come le hanno ricordato alcuni colleghi prima, ma sia soprattutto quello che riguarda i cittadini. La ringrazio e aspetto la risposta. Grazie. Senatrice, no senatrice, ministro Luciana Lamorgese, la faranno comunque il ministro, risponde all'interrogazione illustrata, 3 minuti. Signor Presidente, onorevoli senatori, gli onorevoli interroganti con riferimento ai temi sollevati sottolineano innanzitutto la necessità di affrontare la questione migratoria ricorrendo alla stipula di accordi di partenariato con i paesi di origine e di transito dei flussi. È noto come la linea a cui io mi sono sempre attenuta in ogni foro internazionale a livello multilaterale, bilaterale, sia quello di sollecitare l'Unione Europea a porre mano con urgenza ad accordi di partenariato strategico con i paesi da cui si origina la pressione migratoria, a partire dalla Libia e dalla Tunisia. Peraltro di tale sforzo è stato dato atto pienamente nelle risoluzioni approvate ieri dal Parlamento in vista proprio del Consiglio europeo in programma oggi e domani a Bruxelles e sul quale ha riferito il Presidente Draghi. In tali risoluzioni si prefigura il superamento dell'ormai obsoleto quadro giuridico di Dublino per porre il tema migratorio e della connessa solidarietà intraeuropea al centro dell'agenda dell'Europa. Altra priorità è il rafforzamento della cooperazione dell'Unione Europea con l'UNHCR e OIM sul versante dei corridoi umanitari, su quello dei rimpatri volontari assistiti, quali strumenti utili per ridurre i flussi irregolari e contrastare il traffico di esseri umani nel Mediterraneo. Passando ora agli altri temi dell'interrogazione e in particolare alla prevenzione e il contrasto dei reati in materia di stupefacenti, segnalo che con l'articolo 11 del decreto legge 20 ottobre 2020 numero 130 sono state implementate le misure di contrasto allo spaccio di stupefacenti all'interno e in prossimità di locali pubblici o aperti a pubblico o di pubblici esercizi. A tutela soprattutto dei giovani è stato introdotto il divieto di accesso in esercizi pubblici e locali di pubblico trattenimento dei soggetti che abbiano riportato denunce o condanne per la vendita o cessione di stupefacenti. A completamento di tale misura è stato anche previsto che chi abbia precedenti per le stesse tipologie di reato non possa neanche stazionare nei predetti locali proprio in forza dei DASPO urbano. Rinviando per quanto attiene all'arresto obbligatorio in caso di spaccio agli ulteriori approfondimenti che potranno essere svolti con il competente Ministero della Giustizia, aggiungo che recentemente ho licenziato di concerto col MEF un decreto ministeriale che assegna ulteriori risorse ai comuni pari a 15 milioni di euro per il triennio 2020-2022 proprio per potenziare le iniziative di prevenzione e contrasto alla diffusione delle droghe. Grazie Presidente. Gentile Ministro, il quesito che sottopongo alla sua attenzione riguarda la situazione critica in cui versa la polizia locale della città di Messina e in collegamento a ciò l'incertezza in cui si trovano 46 agenti della Polizia Municipale assunti con contratto a tempo determinato in virtù delle risorse finanziarie che sono state assegnate al Comune di Messina con il Fondo Nazionale per la Sicurezza Urbana, meglio noto come decreto sicurezza, proprio ai sensi dell'articolo 35 quater del medesimo decreto. Premetto che la condizione della Polizia Locale Messinese è divenuta insostenibile a seguito di una consistente riduzione di personale che si è susseguita negli anni e che quindi ha determinato una grave carenza nell'organico. Una carenza che è stata resa ancora più evidente dalla maggiore rilevanza che hanno assunto i nuovi compiti di presidio e prevenzione sul territorio a cui gli agenti di Polizia Municipale sono chiamati in tutta Italia a dover fronteggiare proprio nel caso dell'emergenza appunto Covid, quindi come supporto alla popolazione e come controllo del territorio.
In altri termini, si è verificata di fatto una espansione di quelle che sono le competenze delle polizie municipali italiane, che rende oggi necessario anche riconsiderare le risorse stanziate in dotazione ai comuni proprio per gli organici, le strumentazioni e anche per un'adeguata formazione. Organici, strumentazioni e formazione delle polizie municipali che appaiono evidentemente quindi insufficienti a fronte di una richiesta di incremento delle attività e dell'impegno della Polizia Municipale in considerazione appunto delle complesse contingenze sociali connesse alla pandemia e al gravoso compito di fare rispettare le disposizioni di contenimento relative alle norme Covid. Quanto alla dotazione organica del corpo specifico della Polizia Municipale di Messina in particolare, bisogna garantire appunto un efficiente ruolo proprio per garantire un servizio ottimale alla collettività. E d'altra parte è positivo il riscontro che si è avuto per le iniziative di sicurezza urbana finanziate appunto con il Fondo Nazionale, che nel prossimo triennio assegnerà 65 milioni di euro a supporto dei comuni che intendono potenziare il personale a tempo determinato delle polizie locali e la messa in sicurezza delle aree più problematiche delle nostre città. Per cui quello che le chiedo è proprio se il Comune di Messina appunto rischia a breve di vedersi privato di queste risorse e se quindi è possibile prorogare il contratto di questi soggetti per un'ulteriore annualità. Grazie. Grazie senatrice D'Angelo anche per il perfetto rispetto dei tempi. Il Ministro dell'Interno Luciana Lamorgese risponde. Il Comune di Messina ha aderito al progetto potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni con risorse a valere sul Fondo per la sicurezza urbana 2018-2020, presentando nel marzo del 2019 un progetto per il potenziamento del Corpo di Polizia Municipale che prevedeva tra l'altro l'assunzione a tempo determinato di 28 agenti di polizia locale per l'anno 2019 e 18 agenti per l'anno 2020. Il progetto è stato approvato in sede di Comitato Ordine e Sicurezza Pubblica della Prefettura di Messina e finanziato successivamente con decreto del Ministero dell'Interno del 27 giugno 2019. Espletate le procedure concorsuali, il 13 agosto 2020 sono stati formalizzati 44 contratti individuali di lavoro a tempo pieno e determinato, con scadenza prevista al 13 agosto 2021. Poiché due vincitori avevano rinunciato all'incarico, è stato effettuato lo scorrimento della graduatoria e sono stati sottoscritti due ulteriori contratti di lavoro con scadenza 1 novembre 2021. L'assunzione di tale personale ha permesso il potenziamento delle attività di controllo e vigilanza sul territorio con la partecipazione a operazioni interforze e un impiego importante anche nella gestione della crisi Covid-19. In relazione alla specifica richiesta formulata dall'onorevole interrogante, informo che le risorse del Fondo Sicurezza Urbana per il prossimo triennio 2021-2023 ammontano complessivamente a 15 milioni di euro per l'anno in corso e 25 milioni di euro per l'anno 2022. Il decreto di ripartizione di tali stanziamenti, sottoposto preventivamente al vaglio della Conferenza Stato-Città-Autonomie Locali, è stato già concertato con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e presto verrà licenziato definitivamente. In base ai criteri contenuti nel decreto, sarà attribuita al Comune di Messina una quota di circa 460.000 euro per l'anno in corso e 770.000 euro per ciascuna delle annualità 2022-2023. Con l'apporto di tali risorse il Comune potrà garantire la continuità dell'impiego degli operatori di polizia locale anche eventualmente, ove ritenuto, implementandone il numero come auspicato dall'onorevole interrogante.